Cucina! 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 Hai capito? Ci hanno fatto la sigla. Chi è che ci ha fatto la sigla? Ah, beh, lì era un studi di ingegneria. Uno specializzato, mi sembra un siglaiolo famosissimo dei tempi. Sì, sì, è quello lì che penso io. Ha voglia. No, no, adesso no. Non facciamo nomi perché non è bello. È meglio non far nomi. Certo. Paolo Simonotti e Carmelo. Cucina, ciao! Ciao! Pronti a partire? Sì, io sento delle sporcature ogni tanto che a me danno fastidio, però continuiamo. Ti sei lavato? Sì, no. È quello. Era quella la sporcatura. Guarda cosa ti ho portato. Perché vinile. Porto anche dei vinili, sai, per far vedere. Perché qualcuno dice, ma si tingerà il capello? No, il vintage è proprio così. E poi, col vinile che funziona. Ma vai a nozze col vintage. Hai voglia o no? Voglio. Cos'è? Cos'è? Questo mandolino? Inglese, 1985, si chiamavano, e si chiamano, ma non esistono forse più, Loy Cole and the Commotions. Loy Cole and the Commotion, sì. Ok, locomotiva tipo, no. Last Weekend. Senti qua, senti. Tacca. Last Weekend. In a hotel Amsterdam, ci ha sentito? A voglia. Questo funzionava i tempi. Ma è Elton John che canta? No, è Loy Cole, Loy Cole. Qui partivano i limoni nell'85, giusto per capire. Ma... no, era da festa questo. Suona molto inglese, no? Sai, di quel periodo British Invasion. Bene, così, giusto un assaggio, tanto per... Caspita, ti è piaciuto? No, non lo conoscevo, ridimmi il titolo, come si... Lost Weekend, il titolo, loro si chiamano Loy Cole and the Commotions. Loy Cole and the Commotions, okay. Mi viene in mente qualcuno che ha a che fare con le locomotive. Sì, è un disco che aveva un bel tiro. Aveva un bel tiro, però mi parla anche un po' di giornalismo questo... Sì. Giornalismo, sì. Aspetta, perché guardo se arriva qualcuno, che io mi devo voltare, far finta che non vedo di qua, poi si capisce perfettamente perché la prova attorale qui ha una aspetta un attimo, già dici che non riesco a buttarci. Ciao Paolo, io non ci posso credere, qui abbiamo il top del giornalismo internazionale. Sì, il signor Gianni Fumetti. Dillo bene, bravo, dillo un'altra volta. Gianni Fumetti. Sì. Scusate se urlo, non è così che voglio farla arrogante, però c'è, insomma, su strillone, va bene. Allora ciao Paolo, ciao a tutti. È mio preferito, io quanto mi diverto. Su scrivemi qua l'articolo, che non lo trovo più, perché c'è una certa età, bisogna stare attenti anche a quello che si dice. Allora, la caratteristica è che lui, perché ha questo, perché è il suo mezzo di locomozione, sì, estate, inverno, neve, ghiaccio, sole, acqua, tempesta e pioggia, è la bicicletta. Sì. Non c'è calzino bianco, che è un po' il segno distintivo. Ti spiego, l'ho bucato, siccome sono andato a trovare una mia amica a fare due salti in padelle, allora rischiamo la figuraccia. Ma come due salti? Sì. Vabbè, allora giornalismo con notizie di un certo già livello. Già che ti porto nuove, sì, volevo dirti che ho comprato un nuovo pappagallo. Un pappagallo? Sì, sono chiamalo DPCM. Ma come? L'ho chiamato DPCM. Ah, proprio sull'attualità, sì, andiamo. Sì, sì, perché lui sta sempre in gabbia, lì chiuso, no? Poi anche come? No, ho paura anche che l'uccello vola via. Ogni tanto quando vede qualcosa, qualcuno, vola via sto uccello, è sempre da tenere. Immagino chiama DPCM. Sì. Allora Paolino caro, sì, ti porto nuove, no, buone nuove. Buone, scusa, nuove, sì, come, sì, mai? In Italia Palazzo Frigi, sì, praticamente di fianco a casa del presidente, ok, a Roma, sì, di fianco Palazzo Chigi. Frigi. Come Frigi? Frigi, sì, Frigi, perché si fa di è andato in onda, in scena. La senti mia Paolo, tu che metti la cuffia, scusa. Bello, anche l'accento, come il DJ, lì. Come il DJ. Sì. No, Frigi, perché non si può stare Chigi, sennò fa odore. Allora ci sono spostati al palazzo di là, il Frigi. Te capì? Ho capito. Sì. Allora, cosa fa? È andato in scena una gara dal percorso gara. Leoso. Percorso Leoso? Sì, la gara si intitolava Frigi, che la mamma fa i gnocchi. Ma era ridiri. Ma c'è tutto un miscuglio strano, una frittura mista, direi. Infatti, la frittura mista, praticamente l'hanno dovuta annullare.
subito. Come mai? Assembramenti. Era oleosa, cadevano gli chef, non si poteva stare dentro. Non si è potuta fare. Sì, infatti mi sono scritto, ho scritto dopo nell'articolo, con sti frigi qua, che la mamma ha fatto i gnocchi. Ah, quindi c'era la citazione che riportava. Sì. Meraviglioso. Sono notizie che tutti si aspettavano. Sono andato bene. Qualità. Sei andato benissimo. Sono contento. Senti. Non ti avevo sentito ancora. No, perché con il tuo segno distintivo. Perché non mi sentivo. Ah, ho capito, ho capito. Va bene. Senti, io vado via allora. Finita. Vai via? Sì, finita così? Sì, devo andare da mangiare all'uccello. Ah, che... DPCM, sì, che è in gabbia, lì fermo. Immagino. Ogni tanto lo posso, se vuoi te lo faccio carezzare il mio uccello. Volendo, anche no, grazie. No, va bene. Parliamo quando tutto sarà quando passato. Quando sarà finito. Sì, sì, che usciamo, vogliamo via. Allora mi vaghi, ciao Paolo. Ciao. Ciao. Meraviglioso. Ciao. Il nostro principe della notizia, altro che adesso non voglio fare paragoni con nomi altisonanti del giornalismo internazionale, ma qui sì, tocchiamo vertici, che vette inesplorate. Certo, ma può essere che, cioè io non li conosco mai. Sempre sul pezzo con certo, situazioni. Cioè, ho sentito che c'è un nuovo particolare. C'è un nuovo palazzo lì a Roma, Palazzo Frigi. Sì, beh, ma sono realtà che lui riesce ad andare a portare alla luce, a scovare. Sì, sì, anche se cos'è? Niente, no, sto facendo un po' di movimento. Ancora, posso fermare il disco perché è una cosa importante da dire. Cosa è successo? È così, ho visto i miei braccialetti. Cosa fai? Braccialetti Marlù e gli sono. Ne vuoi uno? Dai, te lo do. Scambio come si dice, del gagliardetto gli facciamo. Questa è una marchetta pura. No, sto solo dicendo che ti sto regalando un braccialetto Marlù delle, Okay. Come della... se per caso si abbinasse a un altro braccialetto Marlù. Ma poi tra l'altro sai che è bello anche da dire Marlù, senti sì, il nome. Sì, no? suona bene. Alla prossima. Quando sarà? Adesso. E Carmelo. Cucina. Complimenti, signorina. Cucina.